La rivoluzione di dicembre inizia con il ritorno di Lucio Boris di Lollo, Agnonese Doc, ultime esperienze a Nocera, Castelfidardo e Nutaresco, professione centrocampista, giocatore di qualità che riuscirà a dare ancora più equilibrio e sostanza alla mediana. Insomma, un signor acquisto, quello messo a segno dalla dirigenza altomolisana che si è messa in testa di rinforzare la squadra per tentare di centrare una salvezza al momento insperata. Altra buona notizia riguarda la conferma di Pippo Litterio, bandiera della squadra. Leader in campo e nello spogliatoio, il difensore si è decurtato il rimborso spesa pur di rimanere in Granata. L'ennesimo gesto di generosità e attaccamento alla maglia da parte di Litterio. In uscita ci sono comunque diversi elementi, sembrerebbe non meno di 8 sacrifici necessari per finanziare la campagna di rafforzamento e rendere la rosa più omogenea e competitiva. Nelle ultime ore sembra invece svanita la pista che porta Manel Mainicucci, ex Matese, che in Alto Molise ha lasciato un ottimo ricordo. Il tuttavia è già alla caccia del sostituto e intanto domenica al Civitelle c'è la Recanatese. Per l'ex tecnico Mauro Marinelli la squadra ha dato segnali di ripresa e la salvezza è possibile. Un po' di rammarico perché col basso Girardi Lagnone ha preso un gol al 90esimo, con la Vastese era in vantaggio di 2 reti, ma chiaramente il fatto di essere partiti con 1 mese e mezzo di ritardo dal punto di vista atletico fa sì che la squadra nel finale possa dare qualcosa. Ma è molto importante che questa squadra abbia reagito in maniera forte e questi 2 punti per moralmente sono molto importanti. L'esperto trainer molisano fa le carte al campionato e incorona il Campobasso. Campobasso è una delle società sicuramente più forti di tutta la Serie D, non solo del girone F. È stata penalizzata molto perché so che ci sono stati molti giocatori che sono stati colpiti dal Covid-19. Però la struttura societaria, la forza societaria farà in modo che questi giocatori che stanno rientrando quasi totalmente consentano a Campobasso di riprendere quella corsa verso la meritatissima Serie C. Infine un commento sulla sosta forzata a causa della pandemia che non condizionerà, dice, il regolare svolgimento del torneo. L'importante era che non venisse debilitato completamente questo campionato, perché ci sono squadre, ci sono addetti ai lavori che vivono di questo campionato. Dunque la federazione ha fatto grossi sforzi, chiaramente la mancanza del pubblico incide molto sulle casse societarie, ma l'importante era cominciare e sarà ancora più importante finire. Io penso che la situazione dovrebbe migliorare anche a livello pandemico, dunque il campionato si concluderà forse un pochino più tardi, ma come ha fatto la Serie A che è finito a luglio, benissimo può fare anche il campionato di Serie D.